Allora, ciao a tutti e benvenuti alla mia prima guida per creare un'armatura di piastre di drago, che in seguito la faremo diventare leggendaria. Allora, iniziamo con i prerequisiti. Diciamo, allora si toglie dal cazzo questo. Iniziamo dai prerequisiti, che ti toglie dai maroni. Va via, dai, Arlo. E va a fare in giro, dai. Ok, dai prerequisiti. Forgiatura 100, io ho 101 dovuto forse al fatto che il mio personaggio è riposato 6-7 ore, oppure al piccone che indosso o ai guanti che ho, che poi vi farò vedere in seguito, ma va bene. Comunque, prerequisiti: forgiatura 100, chiaramente è sbloccata l'abilità di creare armatura di drago, che è sotto forgiatura. Ecco la corazza di drago. Ok. Siamo qua alla Forgia Celeste perché è la più bella e la più grande di tutta Skyrim. Allora, andiamo a creare forza, dai. Draconico. Allora, iniziamo. Facciamo qua le piastre, ma si possono fare anche a scaglie. A scaglie l'armatura è più leggera. Noi faremo tutta piastre perché ci serve l'armatura pesante. Le armi non si possono fare, solo armature. Quindi iniziamo a creare. Ok, corazza piastre di drago. Vuoi creare? Sì. Patapum. Elmo. Patapum. Patapum. Guanti. Clic. E saltiamo lo scudo e facciamo gli stivali. Allora, sì. Ok. Per un totale di 9 strisce di pelle, 10 scaglie di drago e 5 ossa di drago. Adesso andiamo a cercare un banco di lavoro, dato che qua non c'è. Salutiamo Erlund, manto grigio, ciao! Scendiamo un po' giù a valle. A cercare un banco. Chiaramente metteteli almeno addosso per non farlo soffrire. Un bel grembiulino da fabbro quando forgiate. Allora, forza, dai, che notte. Allora, ecco il nostro banco di lavoro. Ok, allora qua sicuramente importante, magari vestiario. Le dita del mastro fabbro. Armi e armature possono essere migliorate maggiormente del 12%. Poi abbiamo questo piccone, aumenta l'abilità di forgiatura, ma probabilmente se serviva su, vabbè, l'avevamo addosso, quindi vabbè. Andiamo a far diventare leggendaria questa armatura di piastre. Allora, si seleziona, allora notare 109 di base, leggendaria 165, quindi un bello sbalzo insomma. Andiamo a creare. Così come l'elmo da 53 a 80, veramente un bel car armato di armatura. Guanti da 40 a 69, crea. Ok, stivali da 40 a 69, crea. Ok, e adesso lo andiamo a indossare per far rosicare un po' di fabbri della zona. Allora, elmo, corazza, guanti e stivali per un totale di 478 armor, oltre ad essere bella, insomma. Ecco, notare la massiccità. Bell'elmo. Molto massiccio. Il piccone antiestetico, vabbè. Ecco qua la bellissima armatura. Piastre di drago. Ciao!